Sindaco, perché è una lezione mancata il terremoto del 2009? Perché a distanza di 10 anni l'Italia non si è interrogata sul perché. Una scossa del 6.1, come è stata all'Aquila, come si è ripetuta poi ad Amatrice, e possa creare tanta distruzione e soprattutto tanti morti. E non si è interrogata sulla necessità di mettere in sicurezza questo paese, perché noi abbiamo avuto un lunghissimo sciame, oltre 230 scosse. Amatrice non ha avuto alcun preannuncio, quindi mettere finalmente in sicurezza il paese. Io sono per il facevo il fabbricato, per un diverso modello di sviluppo, 30 anni durante il quale sistemi tutto il paese sul rischio sismico e il rischio idrogeologico. Due, una legge quadro che dica cos'è l'emergenza e come si affronta. Quando finisce l'emergenza acuta e si entra nella fase post-emergenziale, e infine una legge sulla ricostruzione. Perché se voi pensate che l'Aquila ha avuto una legge, l'Emilia nel 2012 un'altra, poi è arrivata la legge del 2016-2017 che è diversa da quella dell'Aquila, per cui nei comuni dell'Alta Valle e dell'Aterno non sanno quale applicare, questo fa capire che è una lezione mancata. Quali sono i suoi rimpianti o le cose delle quali invece è soddisfatto? Ma io sono soddisfatto che la città è rimasta viva, la comunità. E abbiamo pagato i prezzi, però ce l'abbiamo fatta. Non sono soddisfatto perché avrei voluto una maggiore moralizzazione della ricostruzione privata con regole più stringenti e sul numero di progetti per ingegneri, tecnici e così via, che stiamo pagando adesso, no? In questo momento non stanno arrivando i progetti. E poi c'è il rammarico che in Italia la ricostruzione pubblica non cammina. Io sono andato via senza inaugurare una scuola e questa è la cosa che più mi fa sta male, ma mi incomincio a interrogare se Pierluigi Biondi, che sarà sindaco per altri 3 anni, quante scuole riuscirà a inaugurare lui? Cioè, guardate, questa è la questione che non è solo l'Aquila, è soprattutto una questione nazionale.